Pedalare con i briganti alle Cesane? In questo video lo vediamo insieme. Ecco il logo con i due colori, no? Il verde e il blu. E qui siamo a Fossombrone, nella salita di Pitroc. Sì, esatto, stiamo facendo la salita del ristorante Pitroc, quindi è una delle strade di accesso alle Cesane. Che poi le salite per andare sulle Cesane da Fossombrone ci sono, quindi bisogna pedalare, però diciamo che i briganti sono famosi perché è uno dei primi gruppi che hanno bici elettriche, ed è per quello che prima abbiamo presentato la bici elettrica. E poi già da qui siamo a Monte Bianco, dico bene? Esatto, qui entriamo nel bosco, infatti si vede la pineta. Dalla pineta si pedala e dopo questo bellissimo percorso c'è la famosa sassaiola, oppure ben chiamata anche le scalette. Esatto. Questi i nomi, perché ce ne sono infiniti, ogni posto ha diversi nomi perché ogni gruppo gliene dà uno. Quindi alla fine un percorso impervio fatto di sassi, come si vede. Sì, sì, che poi ecco, dopo anche, in salita anche. Sì, sì, anche poi il meteo fa la sua. Qui siamo a Campo Abeti, già siamo proprio nelle Cesane, infatti si vede proprio dalla segnaletica, e tutto il gruppo dei briganti che sta salendo su in cima, dove si va là, Giorgio, aiutami, in cima. In cima adesso andiamo al quadriglio, noi lo chiamiamo quadriglio, okay, come dicevi te, ognuno gli dà un nome diverso. Quindi l'importante è che poi insomma uno con un nome, uno con l'altro, vi troviate nel punto prestabilito. Sì, insomma, sì, perché... Questa è la novità del Covid, abbiamo, no, un giorno andiamo su e abbiamo trovato la capanna dei Folletti, no? Quindi... Esatto, un volontario, diciamo, amante delle Cesane, ha costruito questa capanna. Bella. E noi ci abbiamo trovato un folletto con la nostra divisa. E poi sempre in fila si ricomincia a pedalare in compagnia, perché tanto la bici è questa. Qui c'è Giorgio con tutto il suo gruppo, vicino al famoso campo da rave, no? Esatto, esatto. Come vedete ci sono sentieri di tutti i tipi. Prima eravamo in una strada, adesso un piccolo single track, quindi ce n'è per tutti i gusti. Qui siamo un po' più in pianura, quindi questi si fanno sia a bicicletta che in piedi. Ci troviamo poi alla Baita, che è un punto di riferimento quando si va alle Cesane, proprio diciamo è la meta, dove andiamo fino alla Baita ci si arriva sempre. A rifucillarsi, sì, dopo, sì, una lunga pedalata. E poi non poteva non mancare che il mitico sponsor è Muflone della dai trasmissione qua. Poi, dai calzini, poi guardalo lui là, bello sorridente, Daniele, un bel primo piano con la tua telecamera posizionata. Sì, sì, sul casco, quindi ho dovuto togliere il casco per farci la ripresa, che poi anche lì è andata bene la giornata, una giornata di sole, perché no, non guasta mai, non guasta. Sicuramente, molto belle anche queste riprese fatte con la videocamera, sì, personale. Sì, sì. E poi dalle Cesane andiamo a scendere, perché Fossombrone non è solo Cesane, ma ha anche altre immagini naturali da far vedere, come le marmite che adesso andremo a vedere. Qui siamo proprio vicino alla fine delle Cesane. Qui c'è il panorama meraviglioso che dà la Gola del Furlo. Sì. Da le marmite dei giganti, quindi state andando, eccole qua, eccole qua, altro posto caratteristico. Sì, 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 che quest'anno ha raccolto tantissime persone, fortunatamente, sia per chi vuol fare il bagno, sia per chi vuol fare una passeggiata in canoa, perché si organizzano anche passeggiate anche in la canoa, è vero, sì, alle infatti, marmite dei giganti. Sì. E poi dalle marmite dei giganti andiamo dritti dritti per Fossombrone, sempre per le strade secondarie, strade di ghiaia, perché almeno evitiamo il traffico. Certo. E non potevamo non andare a affrontare la salita dei Cappuccini, dove c'è stato anche il tour la Tirreno Adriatic, no? Che è stata protagonista l'anno scorso, 2 anni fa adesso, non mi ricordo di preciso, e ha fatto questa bella salitella. Fortunatamente loro, la maggior parte sono elettrici, quindi. E poi da lì si arriva ai Cappuccini, dove il panorama adesso bellissimo. Da lì si vede veramente tutto lo scenario, tutto, sì, di Fossombrone, i paesi limitrofi. Io ho notato una particolarità in queste bellissime immagini avvincenti, pedalate e un paesaggio davvero bello come pochi, con il sole e anche senza. Ho notato una Fossombrone particolarmente pulita. Eh già, infatti anche qua Giorgio diciamo è il promotore dell'iniziativa Puliamo Fossombrone. Sì. Infatti poi faremo vedere, poi abbiamo portato anche la casacca, perché giustamente
diciamo, le cartacce ci sono. E Giorgio, raccontaci un po' anche di questa Pugliamo Fossombrone, come ti è venuta l'idea? Sì, circa 5 anni fa. Prima di salutarci, non dimenticarti di iscriverti a questo canale per non perderti i prossimi video che saranno di tuo interesse, e noi ci vediamo nel prossimo video.